Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi prepariamo una gustosa besciamella, una salsa che si presta a mille usi e conferisce morbidezza e delicatezza alla pietanza. Gli ingredienti per una besciamella di media consistenza sono 500 ml di latte, 50 g di farina, 50 g di burro, un pizzico di noce moscata e un po' di sale. Una piccola parentesi prima di procedere con la ricetta. La quantità di farina e di burro è sempre la stessa, ossia in questo caso 50 g di farina e 50 g di burro per ottenere una besciamella di media consistenza. Se volete ottenere invece una più liquida o viceversa una besciamella più consistente, quindi più densa, allora non vi resta che aumentare nel caso della besciamella densa o di ridurre nel caso di quella più fluida le quantità di burro e farina, sempre nella stessa proporzione. Mettiamo il burro in un pentolino e a fiamma molto bassa lo facciamo sciogliere. Quando il burro è sciolto, togliamo velocemente il pentolino dal fuoco e aggiungiamo la farina, lentamente ma girando continuamente. Abbiamo rimesso il pentolino sul fuoco e aggiungiamo a filo il latte, sempre a fiamma molto bassa e girando sempre continuamente il composto. Aggiungete altro latte solo quando quello precedentemente versato è stato interamente assorbito. La consistenza della besciamella può essere ottenuta non solo variando la quantità di farina e di burro, ma anche i tempi di cottura. Generalmente la cottura prevista per la besciamella è di 5-6 minuti, però possiamo ad esempio aumentarla se vogliamo ottenere una besciamella più densa, viceversa ridurla se vogliamo ottenere una besciamella più fluida. Qualche minuto prima di spegnere aggiungiamo la noce moscata, ingrediente tipico della besciamella appunto, e un pizzico di sale. Se volete usare la cottura come metodo per ottenere una besciamella di consistenza differente, allora sappiate che ovviamente la consistenza effettiva del prodotto la si ottiene solo quando si raffredda completamente. Quindi in questo caso io mi fermerei perché con questa liquidità otterrò una besciamella di media consistenza. A cottura ultimata possiamo usarla subito oppure versarla in una ciotola e coprirla con della pellicola trasparente, metterla anche in frigo eventualmente. Però così facendo considerate che la besciamella diventerà più dura. Quindi in questo caso per ridare la giusta consistenza dobbiamo girarla un po' con un cucchiaio di legno prima di utilizzarla.